In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Il verbo greco meno, rimanere, è qui ripetuto ben 7 volte nell'arco di 4 versetti. Gesù ripete continuamente di rimanere. Rimanete in me e io in voi. Se non rimanete, chi rimane? Se le mie parole rimangono. Rimango, permango, continuo a essere, persisto, continuo a esistere, continuo a sussistere, anche l'eccezione. Restare fermo di fronte alle avversità, perseverare, resistere, rimanere, permanere saldo. Questo verbo nel Vangelo è usato per definire la stabilità della presenza, del consiglio e dell'amore di Dio, stabilità divina che garantisce all'uomo la ricchezza di ogni bene e benessere, in una parola, la pace. È uno dei verbi preferiti da Gesù. È il segreto dell'amore e della vita. Rimanere uniti sempre, immancabilmente a Gesù. A volte riusciamo a rimanere uniti al suo cuore, a volte al suo volto, altre volte alle sue parole o alle sue mani, e altre ancora solo alle frange della sua tunica. Ma rimanere uniti a Lui è il tutto e sarà per sempre. Il primo passo indispensabile per rimanere uniti a Lui è non pensare mai male di Lui, è non pensare mai male di Dio, qualsiasi cosa accada. Il secondo passo per rimanere in Lui è farlo diventare il cuore di ogni nostro dialogo interiore, ripetendoci continuamente e sempre, con instancabile umiltà e intelligenza: «Senza di te non posso far nulla, ma con te posso tutto». Il terzo passo per rimanere in Lui è la coerenza. Coerenza quanto più è possibile delle nostre azioni di amore e giustizia con la Sua parola. È questa unione che permette all'uomo di essere in pace e di portare molto frutto nella vita, realizzando il compito che Dio ha pensato per ciascuno di noi, per ciascuno dei Suoi figli e figlie.